foro boario di Fano siamo alle solite, una situazione che da tempo rimane irrisolta e che per l'ennesima volta ha trasformato il posto da posteggio a un campo di battaglia. La giornata di ieri ha visto il parcheggio adiacente all'ospedale di Fano diventare il teatro di una zuffa tra extracomunitari che mendicano l'elemosina agli automobilisti. Il motivo scatenante, il parapiglia, è stato il danneggiamento di un'auto da parte di uno dei 6-7 extracomunitari presenti e che questa volta però è stato ostacolato e braccato dagli stessi, diciamo, colleghi di posto, forse stufi una buona volta dei suoi atteggiamenti che vanno a discapito di tutti. Lui è sempre lo stesso, forse il più pressante ed aggressivo del gruppetto e che probabilmente è il responsabile degli episodi di danneggiamenti avvenuti alla ribalta recentemente. I carabinieri sono arrivati per catturarlo, ma lui è riuscito a darsi alla fuga, benché inseguito da uno dei militari. Carabinieri cercati e voluti dagli stessi extracomunitari, come ci racconta uno che vive il posteggio da commerciante tutti i giorni e che conosce bene un po' tutti loro, che nel tentativo di braccarlo ci hanno rimesso pure la salute, dato che uno dei due che tratteneva il danneggiatore si è beccato da parte sua una sforbiciata al volto per mollare la presa. C'è stato, come al solito, questi ragazzi che chiedevano insomma elemosina, quelli che vengono qua a parcheggiare, però oggi, cioè ieri, non hanno accettato il rifiuto e uno di loro ha tagliato le gomme a una macchina o ha rovinato una macchina, adesso di preciso non so, non sono andato a vedere. Però altri, c'è una cosa buona, che altri due di questi ragazzi qua sono venuti da me a dirmelo e mi hanno avvisato, hanno detto di chiamare i carabinieri, io ho chiamato i carabinieri. Quindi sono stati loro stessi ad avvisarli? Sono stati loro stessi ad avvisarli, sì. Perché no, vogliono isolarli questi personaggi che danno fastidio? Perlomeno ci provano, poi è che ne cambiano, sono talmente tanti che è difficile anche per loro. Poi ci hanno provato, uno di loro ci ha anche rimesso perché alla fine ha preso giù delle legnate ieri, quindi. Perché si era un po' opposto a questo suo modo di fare, di questa persona? Sì, molto, si era opposto proprio fisicamente, non voleva, voleva trattenerlo in attesa che arrivavano i carabinieri, non ce l'ha fatta. E lui è riuscito a fuggire, i carabinieri sono arrivati subito, ma anche loro non sono riusciti perché lui a piedi, loro erano in macchina, uno è sceso al volo, è partito anche abbastanza velocemente, ma si è dileguato proprio, scomparso. Era uno che si vedeva spesso qui? Tutti i giorni era qua. Era tutti i giorni qua? Sì, sempre.